Buongiorno a tutti dal vostro grande Capitan Napoli, benvenuti in questo nuovo video. È appena terminato l'anticipo delle ore mezzogiorno e mezzo, valevole per la 33esima giornata di Serie A tra Parma e Milan, terminato 1-1 con gol del vantaggio del Milan nel secondo tempo di Castiglieco e pareggio del Parma con Bruno Alves. Con questo pareggio serve più al Parma, che va a tredicesimo a 36 punti, in questo momento a 7 punti in più della terz'ultima Empoli, pareggio che vale meno per il Milan che stava vincendo, rimane al quarto posto a 56 e dovrà attendere stasera cosa succederà all'Inter-Roma. In un primo tempo dove secondo me avrebbe meritato il vantaggio il Parma, perché c'è stato praticamente una bella parata di Donnarumma, prima di quello rigore molto dubbio non data al Parma per un'uscita che aveva cercato di dribblare il portiere di Donnarumma su Ceravolo, rigore molto dubbio, non assegnato al Parma, una rovesciata di Kučka, uscita veramente di poco. Nel secondo tempo la partita rimane in equilibrio finché al 69esimo, ricordiamo che quello che ha segnato il gol del Milan, Castiglieco, era subentrato appena 3 minuti prima ad Conti. Su un bel cross di Conti dentro l'area, svetta di testa sul primo palo Castiglieco, la spizza molto bene, gran bel gol, anticipa il portiere di testa e il Milan va in vantaggio. Il Milan non soffre tantissimissimo e quanto sembra il Milan comunque abbastanza in controllo del risultato del gioco, fa un fallo stupido, mi sembra Musacchio, poco fuori del limite dell'area di rigore su un giocatore del Parma, se non sbaglio, Sprocati, che era entrato al 76esimo al posto di Ceravolo, l'abbatte un autentico specialista della nostra Serie A, Bruno Alves, che fa una bellissima punizione a giro, bellissima, meravigliosa, e sigla il gol del 1-1. Bellissimo gol su punizione veramente di Bruno Alves. Quindi Parma-Milan finisce 1-1, sostanzialmente nel complesso dei 90 minuti un pareggio tutto sommato giusto, un pareggio che sicuramente serve più la classifica del Parma e meno la classifica del Milan che lotta per un posto in Champions League. Vi auguro un buon proseguimento di giornata dal vostro grande Capitan Napoli. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Un ringraziamento a tutti quelli che si stanno continuamente iscrivendo al mio canale. Sempre lo stesso, solo Forza Napoli, dal vostro grande Capitan Napoli. Ciao.